Luciano, vero che sei circondata da baldi giovani, vero che hai scelto bene, e poi soprattutto in questo momento che il calcio, come dire, tiene campo anche a livello europeo, no? Piccolo che ci sono dei campionati, vabbè, ma noi adesso interessa è Asso League. Ecco, qui tu sei ospite di questi ospiti. Presentaci chi ti ospita e quali sono le finalità di questo torneo che è stato organizzato da questi ragazzi sul campetto dell'oratorio, per cui anche con la collaborazione dell'oratorio a cui va un ringraziamento. Certo, io sono ospite, come hai detto bene. Ringrazio questi ragazzi che mi hanno dato questa opportunità, ringrazio il parroco che ha messo a disposizione il campetto, ma soprattutto ringrazio loro perché è bellissimo vedere giovani che ancora hanno la passione del calcio, ma soprattutto hanno la passione di aiutare chi opera per gli altri, come per esempio la Croce Rossa e come tante altre associazioni. Io sono rimasta piacevolmente sorpresa, anzi quasi commossa, a dir la verità, da questa iniziativa di questi ragazzi che hanno deciso di devolvere alla Croce Rossa un'offerta per noi importante. E continuo a dirlo, ragazzi, grazie, siete meravigliosi, fate delle cose bellissime. Dopo dicono che i giovani non sono sensibili al volontariato, non sono sensibili ai bisogni della gente. Non è vero, eccoli qua. Ecco, presentiamoli allora. Presentatevi. Argio Sormani. Riccardo Valsecchi. Clemens Ciccarese. Ecco, cominciamo da te. Prima di tutto, questo torneo, quante squadre, come si gioca, eccetera. Allora, il torneo è organizzato, sono 16 squadre, sono 4 gironi da 4 squadre, passano le prime due classificate. E niente, il torneo ha uno scopo benefico appunto per aiutare la Croce Rossa di Asso e comunque ci hanno anche aiutato molti sponsor del paese di Asso, molti commercianti. Ecco, adesso un'altra domanda abbastanza, come dire, ovvia ma necessaria. Le date. Le date, allora, questo torneo si svolge in 3 settimane. Le prime due sono 4 giornate ogni settimana e le prime due settimane finiscono le partite dei gironi. Dopodiché si va ai quarti, semifinali e finali. I quarti si svolgeranno due giorni, che sono il 4 luglio e il 5 luglio, mentre le semifinali sono il 7 luglio e la finale, Italia permettendo che non vada in finale, il 10 luglio. Questo torneo è la seconda edizione, l'anno scorso l'abbiamo organizzato con 7 giocatori, quindi 7 contro 7. Quest'anno abbiamo un po' detto, ma sì, proviamo a farlo a 6, vediamo come va. Nel senso, ho visto anche il campo che è abbastanza piccolo e ci sembra che il risultato sia abbastanza positivo. Ci si muove abbastanza bene sul campo piccolo in 6. E un'altra cosa importante che chiediamo, le squadre da dove vengono? Le squadre vengono dalla zona, molte sono di Asso, 4 o 5 se male non ricordo, alcune di Erba, qualcuna di Canzo, insomma abbiamo avuto modo di tirare su squadre da tutta la zona, grazie anche ai nostri contatti. E niente, sembra che il livello rispetto all'anno scorso sia più elevato e speriamo che nelle prossime edizioni possa raggiungere sempre livelli più alti, insomma che lo spettacolo possa aumentare. Ma la cosa più importante qui è la solidarietà, ma è anche, come dire, lo stare assieme, o sbaglio? Esatto, sì. Allora, l'anno scorso abbiamo riscontrato rispetto a quest'anno un calo. Allora, l'anno scorso c'era molta meno gente sugli spalti, però con volantinaggio, con sponsor, con per esempio pubblicità su Facebook, eccetera eccetera, molte persone, vedendo questo volantino piuttosto che pubblicità, vengono qua e passano il loro tempo a guardare le partite di calcio, non anche persone anziane, persone che non sanno magari cosa fare la sera ad Asso, dicono cosa facciamo? Andiamo all'oratorio a vedere la partita di calcio, perché no? Tanto il bar è aperto, quindi si può bere e si può mangiare le caramelle. Qua c'è lo spettacolo dei ragazzi che giocano, più bello di così.
Appunto, più bello di così, Gloriana? Più bello di così è la solidarietà e poi è vedere, ripeto, questi giovani che si impegnano nel sociale. Anzi, a proposito, ragazzi, io vi faccio un appello, iscrivetevi ai corsi della Croce Rossa. Abbiamo bisogno di volontari, fate i bravi, nel mese di gennaio 2017 partirà un nuovo corso, vi aspetto, fatemi pubblicità, venite. Io vengo volentieri a vedervi, però voi venite in Croce Rossa a dare una mano. Ve lo chiedo proprio per piacere. Va bene. Grazie comunque, grazie della vostra generosità grazie e del vostro altruismo. Grazie. Io faccio un ultimo appello alla gente a venire a vedere questi ragazzi a giocare a pallone, perché qui c'è la vera passione, si gioca per passione. Vabbè, non sarete la nazionale italiana, d'accordo, però permettetelo, da quando c'è la passione si è campioni sempre. Esatto, noi ci divertiamo e facciamo divertire anche le persone che ci guardano. Allora, per chiudere questa serata, questa intervista, c'è un dovere, i ringraziamenti. Sì, ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di questo torneo, ovviamente oltre a noi organizzatori, oltre a noi tre ci sono Paolo Pano e Francesco Pileggi, che adesso è a Berlino per lavoro, tornerà per le fasi finali. Ringraziamo tutti gli sponsor, ringraziamo l'oratorio, ringraziamo il bar, il parroco e la disponibilità di tutti coloro che hanno dato anche la più piccola mano perché questo possa riuscire bene quest'anno e negli anni a venire.